Nuovi pennelli Tintoretto per un acquerello perfetto. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti su Arte per te. Oggi una nuova recensione, la recensione di un prodotto meraviglioso che mi ha inviato la Tintoretto. Una nuova serie di pennelli per acquerello sintetici, quindi per gli amanti della setola sintetica, per coloro che non vogliono peli di animale per dipingere, questi sono quelli che fanno per voi. Aprite gli occhi e guardate la recensione, guardate come performano questi strumenti. Spostiamoci sul piano della e andiamo a provare i nuovi pennelli Tintoretto Kazan. Oggi proveremo insieme questi stupendi pennelli sintetici. Sono i Tintoretto sintetico Vaio Kazan. Il Vaio Kazan è una materia molto molto preziosa per i pennelli e questo sintetico ne imita perfettamente la performance. Almeno questo è quello che promette. Ora li proviamo insieme. Sono dei pennelli che hanno la forma tipica bombasino e sono pennelli appunto, i pennelli bombasino sono appunto dei pennelli che nascono principalmente per la tecnica della doratura. Vedete anche la ghiera plastica tenuta con il fil di ferro e il manico satinato nero, e questa conformazione conferisce una grande eleganza al pennello e una professionalità di forma che è veramente accattivante. Sono dei pennelli molto belli, molto tecnici e nello stesso tempo anche moderni nella loro scelta classica della forma, che è un po' un ossimoro, però in realtà è proprio così, perché hanno una forma molto classica coniugata con dei materiali molto moderni, come appunto la opacità del manico, che è una tecnica che Tintoretto sta applicando a moltissimi pennelli. Io ne ho recensiti anche altri. Questa è una verniciatura che fa sì che non si verifichi col tempo quella fastidiosa desquamazione e crettatura della vernice del pennello, e poi questa ghiera permette proprio l'assunzione di grandissima parte di acqua da parte del pennello, che sia nella doratura col guazzo che nell'acquerello appunto con le pozzanghere serve veramente molto. Da un sintetico cosa mi aspetto? Che sia flessibile, che sia morbido, che quindi ripercorra quelle che sono le gesta del suo genitore naturale, ma che invece, a differenza di quello, non implichi l'utilizzo appunto di setole naturali di vaio, e nello stesso tempo che però abbia una controllabilità maggiore rispetto al vaio. Ricordatevi sempre che i sintetici sono sempre, di solito quando sono dei buoni sintetici, un po' più semplici da usare, perché la particolarità di un buon sintetico è che le setole si accompagnino il gesto, si flettano col pigiare della mano, ma ritornino poi indietro con una grande elasticità e flessibilità, in maniera da non creare sgocciolamenti sul foglio, da non afflosciarsi e impastare la pellicola pittorica, e nello stesso tempo che il gesto possa essere veloce nell'immissione senza appunto, come vi dicevo prima, perdite o scolamenti. Proviamoli subito perché sono curiosissima. Intingiamo il nostro pennello, io comincio col 4 e comincio col 4 perché sono cattiva, perché i pennelli più grandi sono, meno, se sono non fatti bene, meno flessibilità hanno, più sono papposi nelle setole. Concedetemi questo termine poco tecnico, ma chi dipinge capirà bene di cosa sto parlando. Quindi preparo la mia pozzangherina, vado di bagnato su asciutto. Meraviglioso! Vabbè, voi mi prenderete per matta, dico meraviglioso, ma guardate come è sposta la pozzanghera. E preparo un bagnato su bagnato. Vado, eh?
La setola è flessibile, vedete, accompagna e rilascia abbondantemente a seconda della pressione. Ora voglio provare una cancellatura. Ho asciugato il pennello, quindi vediamo la potenza di attrazione. Beh, direi ragazzi che assorbe abbastanza. Io amo le recensioni fatte così, no? Insieme a voi. Avete visto, il pennello era nuovo, intonso, ancora con la colla di fabbrica. Vediamo la cancellatura anche qui, dopo un po'. Ho messo già il colore da un pezzo e vedete come tira via tutto. Ribagno. E tiro via. Ok, diciamo che trattiene molto bene l'acqua, quindi vedete, quando è asciutto è un grande complice di pulitura di eventuali errori, e quando è bagnato rilascia davvero generosamente. Guardate come attira, proprio è pazzesco, bellissimo, bellissimo. Vediamo adesso anche su questo grosso, anche se a noi in acquarello questo non interessa, il tratto, e anche il tratto è continuo, liscio, bello, diciamo che è proprio un tratto facilitato sia dall'impugnatura che dalla setola. La setola, come vedete, è flessibile, è super bagnata in questo momento, però io la piego e guardate, intendo questo per flessibile, quindi sono setole che veramente veramente mi piacciono tantissimo. Prendiamone, sono tutti uguali, vedete, sono nuovi, prendiamone uno un po' più piccolo e facciamo anche qui un bagnato su asciutto. Proprio bello, l'immissione è proprio bella, morbida, snella, agevole. Posso, vedete, modulare la quantità e, se ho un ripensamento, eliminare una parte del colore pur avendone immesso veramente veramente tanto. Bellissimi. Questa parte di rimozione del colore è più importante quando ho comprato un pennello della parte di immissione del colore, perché la parte di immissione del colore potete deciderla voi con la vostra maestria e con la vostra bravura. La parte di rimozione del colore, se il pennello non vi assiste, potete fare i salti mortali, ma vi rimane sempre macchiata. Quindi qua sto andando più copiosamente, lo sto facendo apposta. Per esempio, guardate, la tiro via un po' di colore da qua. No, ma troppo carino. Troppo belli. Veramente hanno fatto un ottimo, ottimo lavoro. Io sono felice quando un'azienda italiana produce eccellenza. E capita spesso nel mondo delle belle arti. E la cosa mi fa un sacco piacere. Veramente, veramente tantissimo. Proviamo anche quello piccolino? Bagnato su asciutto. Questi pennelli, sono certa, sono buonissimi anche per la doratura, quindi per l'immissione del guazzo. Ne sono certa perché li sto avendo tra le mani, quindi vedo come spandono la pozzanghera, e quindi vanno bene per l'immissione del guazzo e vanno bene, secondo me, anche per le tecniche di decorazione, quindi ceramica, come colori per la ceramica, se c'è qualche ceramista in ascolto, li trovo molto molto adatti, ma anche per tecniche di decorazione tipo finto marmo sono ottimi. Qua sono andata più pesante perché voglio tirar via il colore, lo tiro via in mezzo,
così rendo palese il lavoro che fa questo pennello. È pazzesco, guardate come risucchia via in maniera pulita. Meraviglioso, meraviglioso. Sono molto contenta, molto contenta. Sapete, quando le aziende mi mandano dei prodotti e io li provo così, li recensisco live insieme a voi, ho sempre il timore di dover buttare via il video perché la cosa non va o perché io non vi faccio vedere il materiale che non mi piace. Cioè, se non è consigliato da Ombretta vuol dire che Ombretta non lo usa, quindi, ma se la recensione arriva in video, ragazzi, vuol dire che hanno superato le peggiori prove del mondo. Guardate che meraviglia, con grande maestria veramente mi hanno aiutata nella diffusione del colore. Faccio un bagnato su bagnato. No, sono meravigliosi. Guardate come poggiano, guardate che bella, che bell'effetto pozzangheroso che lasciano. Ma se ci ripenso, tiro via. Mi fa impazzire questa cosa, tirano via in una maniera pazzesca. Che la carta non è buona, lo vedete, perché quando tiro via, vedete, il pennello lascia la linea dritta, ma poi la carta risucchia ancora. Cosa che una buona carta, se io metto un limite, non dovrebbe fare, dovrebbe mantenere i contorni. Vabbè, ma non importa, non è la recensione della carta questa. Tratto leggero, delicato, riusciamo a fare diverse intensità a seconda di con che forza passiamo il pennello. Guardate, non ha sfrangiature, non ha smarginature, è meraviglioso, un bellissimo modo di spandere il colore. Guardate le rimozioni del colore, sono qua neanche si vede più, sono fantastiche. Addirittura, voi non ci crederete, asciugano il foglio, è una cosa, cioè tirano talmente via l'umidità da rendere quasi asciutto il foglio. Incredibile, incredibile. Complimenti alla Tintoretto per questa nuova serie di sintetico Vaio Kazan. Se vi servono dei pennelli per acquerello, per doratura, per passare il guazzo, per decorazione ceramica, per decorazione finto marmo e finto legno, questi sono dei pennelli validissimi, provati da Ombretta e pollice in su, veramente complimenti. Vi assicuro che le recensioni di Arte per Te non sono in alcun modo viziate da pagamento, io non vengo pagata per recensire questi prodotti. Certo, mi rimane il materiale, ma capite bene che anche senza quattro pennelli io vivevo lo stesso, ragazzi, quindi state tranquilli perché tutto quello che vi dico è l'assoluta verità. Se vi servono, non sprecate, anche in belle arti, ma se vi occorrono degli strumenti da pittura eccezionali come dei pennelli per acquerello, decorazione, finto legno, finto marmo, queste sono le applicazioni che io vedo come migliori per questi pennelli, sicura di non farvi buttar via soldi. Bene, spero che questa recensione vi sia piaciuta e vi sia stata utile. Noi ci vediamo dopo, ciao! Visto che belli questi pennelli, sono veramente fantastici e non fanno assolutamente rimpiangere la setola naturale. Per il mio modo di dipingere sono spettacolari, mi avete sentita entusiasta durante la recensione proprio perché io non riesco, facendola insieme a voi, provando le cose insieme a voi per la prima volta per avere proprio la genuina opinione di quello che ho tra le mani, non riesco a trattenere l'entusiasmo quando una cosa mi piace provandola. Questo hanno suscitato in me, questi pennelli, una bramosia di esecuzione incredibile. Infatti non vedo l'ora di provarli insieme a voi in un prossimo lavoro per Arte per Te. Se questa recensione vi è piaciuta, regalatemelo un pollice in su.
pennellatemelo qui sotto al canale e soprattutto condividete questo video sulle vostre pagine Facebook. Io vi lascio i riferimenti dei pennelli qui giù nell'info box e per qualunque cosa vogliate chiedermi lasciatemi un commento. Vi aspetto anche sui miei canali, Due Cuori Una Cappa e Ombretta, mi raccomando, venitemi a trovare anche di là, ma soprattutto vi aspetto su Instagram, Arte per Te su Instagram. Non siate antichi, fatevi l'account Instagram, vi aspetto numerosi. Bene, vi mando un grande bacio e vi do appuntamento sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!